Oggi parliamo di notizie tech, con gli appunti sul mio MacBook Pro. Parliamo tanto di iPhone e proprio ne vorrei fare un, vabbè, ormai lo sapete, piccolo preambolo su quello che è successo con l'iPod. È stato dismesso ufficialmente l'iPod Touch da 4 pollici del 2019 con il processore dell'iPhone 7, ma non è un video di critica, è un video di mi dispiace per la linea iPod in sé, che poteva essere sfruttato in un'altra maniera. Ne ho parlato tantissimo nel periodo di novembre, lo sapete benissimo, avevo delle idee, io personalmente, su come farla rinascere. Non hanno voluto rischiare così tanto, giustamente, hanno dismesso il suo prodotto, hanno fatto bene a dismetterlo. La linea iPod, potevano riprendere il Classic, cioè avevano anche l'occasione dell'anniversario dell'iPod, no, non l'hanno voluto fare. iPod morto, per ora è in esaurimento scorte, però visto che ora tutti ovviamente se lo comprano, mi sa che ci abbandona WWDC. Poi magari alla WWDC vediamo appunto qualcosa riguardante l'iPod, ma io non ci credo. Però questo porta a qualcos'altro, ovvero che ora che iOS ormai sarà solo per iPhone, iOS 16 si potrebbe denominare iPhone OS 16. iPhone 14! Era dal primo di marzo, non facevo video su questo argomento, quindi mi sembra di partire alla grande, perché alla fine ci sono state un po' di novità, non tante da farci un video dedicato, perché vabbè, non è il momento, però. iPhone 14, bordi del 20% più fini solo sui modelli Pro. Quest'anno vogliono ripartire con una cosa che nell'ultimo anno hanno un po' dimenticato, l'hanno messa da parte, le differenziazioni inutili dai modelli Pro ai modelli normali, perché sai lo stesso display che ti cambia solo di refresh rate, mia cara Apple. Il 20% di bordi in meno. Oh dai, che cambia, da metterlo anche lì. Oh dai. Sono alla fine, soprattutto ora che hanno le dimensioni uguali degli schermi, hanno sempre la cosa del notch, però fanno sempre comunque prima a fare un'unica dimensione. Il notch cambia, però. Vabbè, il notch cambia. Si sapeva, non si sapeva. Ci sono state ancora più conferme. Sì, solo sui modelli Pro arriva la pillolina. È ancora più brutta. Alla fine non è che ti cambia tanto l'utilizzo dello spazio. O che con iOS 16, allora mi fanno una roba bella. Mi metti la percentuale batteria lì nella barra di stato, però ci sta anche su iPhone 13. Non su iPhone 13 mini, però su iPhone 13 e iPhone 13 Pro Max ci sta. Questo notch io lo trovo personalmente un po' inutile. Solo una cosa per vendere, perché vedi, cambia design di più. Non so se può diventare iconica. Ah, poi Bloomberg e MinCQ ogni anno la tirano grossa. Da quando seguo la tecnologia, che dicono 2 anni e arriva l'USB-C. Qua è Gurman, però questa l'hanno puntata grossa dicendo arriva iPhone, questo sarà l'ultimo o il penultimo con il Lightning, un po' una paraculata per me. Però sarà l'ultimo o il penultimo con e Lightning, e poi addirittura già sulle AirPods di quarta generazione del 2024-2025 vedremo la USB-C insieme all'iPhone. Questa è un po'. Ora vi do un po' più sulle più vecchiotte, queste sono le cose un po' più. Però ora vado su un po' tutte le cose che sono successe, e comunque sempre bene fare un piccolo ripassino. A15. Vecchio di iPhone 13 resta su iPhone 14, arriva alla 16 solo su iPhone Pro, quindi il processore nuovo solo su iPhone Pro. Posso dire che non ha senso solo per abbassare i prezzi? No, perché i prezzi alzano comunque e non penso sarebbero comunque alzati di più. Lo davo per scontato, se avete visto i miei vecchi video, anche quelli di altri, però no mini, sì il Max, quindi due iPhone, cioè iPhone 14, iPhone 14 Pro 6.1 e iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro Max da 6.7. E io quest'anno volevo dire anche 6.9, ma. E io poi mi sono fatto due domande. Poi ora voglio tornare un attimo sul discorso fotocamere, ma io non ho nulla da dire. Ormai non ci sono stati tanti aggiornamenti, sono sempre le solite cose. Quanti pixel ci sono? Quanti megapixel ci sono? Alla fine i soliti discorsi un po' inutili, almeno a parer mio. Ma vecchie scorte mini potranno essere riutilizzate in iPhone SE del 2024 o del 2023? Perché
L'iPhone SE va anni pari. Quindi 2024. iPhone mini diventa iPhone SE? Non lo so, perché comunque lo schermo ingrandisce. Può essere un'idea. Colori, ovviamente per i modelli base non gliene frega niente a nessuno, perché tanto sono sempre i soliti colori: c'è il blu, c'è il viola. Però sono molto incuriosito dalla linea Pro, perché quest'anno puntano sui 5 colori. Questa roba mi hypa un sacco. E dicono: vabbè, il solito bianco, argento, il nero come ogni anno diventa matte black. Come lo vogliono chiamare, ma io ormai ho perso le speranze. Io spero che eliminino. Eliminino. Elimini. Io spero come ogni anno che elimino l'oro, però vende. L'iPhone oro, non ho ancora capito perché, ma vende. Magari metterci un product red, o magari poi anche dopo in primavera, però comunque per avere ben tre colori differenti al posto dell'oro, quindi ci metti. Per me, se no, io sono dell'idea che rimarrà il celestino, o comunque lo cambiano di un po', fanno un nuovo blu, un nuovo verde, che comunque, oh, iPhone 13 Pro verde ha venduto un po', l'ho visto già un po' in giro, e poi, quindi questo product red, oppure questo nuovo viola, un bel viola, un bel violino, un bel violetto, un bel lilla. Prendi l'azzurro di iPhone 13 Pro, però viola, e fallo un pochino più scuro. A me gasa un botto. Tanto so che non me lo posso prendere, però. Perché i prezzi alzano. Non so come, non so quando, ma i prezzi li vogliono alzare anche quest'anno. Per la mia immensa felicità. Personalmente non lo fanno veramente. Perché si stanno lamentando tanto già molti dei rincari iPhone. E per il pubblico che iPhone ultimamente sta prendendo molto più pop. Cioè già l'iPhone era il massimo. La cultura pop è ancora sta diventando proprio del popolo, pop come definizione, telefono che ormai hanno tutti grazie al ricondizionato, grazie a quello, soprattutto nei giovani, ormai non è più l'iPhone status symbol. Non so se vogliono tornare a esserlo per vendere di meno, però vendere di, non lo so. Oppure rimangono questi prezzi perché sicuramente non abbassano. Voglio un po' capire se il Max prende il posto dell'iPhone normale e quello normale prende il prezzo che aveva vecchio il mini. Quello sarebbe molto bello, a parer mio, però non credo. Il prezzo rimarrà quello e quindi l'entrata in lineup principale alza di 100 euro. Secondo me questi prezzi di Apple stanno alzando parecchio. E non penso che il Max vada anche quest'anno sopra. Ho visto chi dice che scende di 50 euro iPhone, iPhone Pro, però. Ma non ci credo manco morto. Avranno iOS 16. Il video su iOS 16 arriva prossimamente. Ah, c'è anche un bel video sfogo sull'iPad. Preparatevi, signori, preparatevi, che mi incazzoli.